Ciao piloti, altro volo per un altro lunedì, sempre alla stessa ora e sempre allo stesso canale, Drone Generation. Tutto è pronto, la registrazione è partita, il Phantom è acceso e ci troviamo qua in questa zona dove andremo a fare i dintorni piuttosto lunghi e precisamente vorrei arrivare a vedere il paesino di Ondon di El Canalón che è qua di fronte, qua. Qui farò un volo, diciamo, di ricognizione. Allora, qualsiasi cosa è pronta, partiamo subito e bando alle ciance. Vediamo un po', i parametri sono tutti corretti, sta spuntando un po' di sole, accendiamo la registrazione anche del drone, la registrazione dello schermo è già avviata, la registrazione dei posti fissi pure, partiamo con gli occhiali virtuali della DJI. Via! Eccoci qui. Ci inquadriamo come sempre di routine, eccoci qua, salutiamo e partiamo. Assestiamo bene gli occhiali, e via, partiti. Con gli occhiali è veramente molto più fantastica la visione. Ci giriamo contemporaneamente mentre partiamo, saliamo di altitudine . Andiamo avanti, 90% già di batteria. Questa mi sembra che è la batteria. Che consuma più rapidamente, si scarica più rapidamente. È incredibile, però è così. Eccolo qua, questo è El Canalón. È a un'altezza, mi sembra, di... non vorrei sbagliare, ma sui 600 metri d'altezza, credo, Credo, più o meno. Ecco qua, questo è El Canalón. No, il Canalón, la Canalosa, scusatemi, ho fatto una gaffa impressionante. Questa è la Canalosa. Maximum flight altitude reached. Abbiamo raggiunto l'altezza massima di volo. Tutto regolare, 13 satelliti. Siamo già all'82% di batteria. Ecco, abbiamo avuto un piccolo, come si dice, un piccolo momento di disconnessione del segnale, ma questo è normale, considerando che siamo già a 1,3 km. I satelliti continuano a aumentare.
sto regolando un po' l'altezza delle antenne in maniera da migliorare il segnale. Facciamo una rotatoria sopra la canalosa in maniera da dare uno sguardo, ecco. Purtroppo rispetto alla telecamera devo dare le spalle, però è normale perché il volo è dall'altra parte. Stavolta diciamo è un volo di come si può dire, voglio fare delle riprese alla pianura, che poi la pianura non lo è perché, ripeto, siamo a un'altitudine di 600 metri, in una specie di vallata. Qui tutto sta andando regolare. È una giornata di foschia, quindi la visione non è delle migliori. Potremmo mettere la modalità sport per andare un po' più veloce. High wind, alta velocità vento. Battery level is low. The aircraft will go to the home point in 10 seconds. Go home. Ritorniamo, ma perché mi sta dicendo che non c'è abbastanza batteria per il ritorno? Ma invece non è vero. E io lo disinstallo, lo interrompo. Per me si può anche andare avanti. No signal. Niente, il segnale. La cosa strana è che i sensori sono stati disabilitati da sé e io non capisco perché. La cosa strana. Mentre ritorno, sono tutti non mi sembra una cosa normale. Comunque, sono costretto a ritornare perché questo mi ha veramente rotto nel discorso del ritorno automatico. E quindi
Questa è una cava dismessa che non ho mai ripreso così fedelmente. Allora riprendiamo. È una cava che è stata dismessa da più di 10 anni, guardate in che stato tutto. A me queste cose non fanno piacere quando si deturpa il paesaggio, non è bello. Il rispetto alla natura innanzitutto, eh. Però onestamente questo è quello che hai, eh? Ci giriamo così. Andiamo avanti. Siamo al 48% di batteria. Questo era l'impianto che faceva la sabbia. Vediamo un po'. Questa è la strada dei camion, in pratica. Voglio vedere cosa c'è sotto. Voglio fare una foto. Foto fatta. Abbassiamoci un po' e andiamo nei dintorni. Questa siamo da me, il drone è molto vicino, a 160 metri. Considerate che con le nuove leggi ora non si può andare. È andato via il segnale. In automatico. Sta rientrando. Ecco fatto. Ripristiniamo il volo. Siamo al 40% di batteria. Questa doveva essere la strada, non si capisce poi che finisce lì. Questa era la strada per il monte. Andiamo avanti. 37% di batteria.
abbassiamo ancora. Ho fatto un'altra foto. Siamoci ancora. Trentaquattro. E ritorno alla base 33. Siamo già bassissimi, siamo a 25 metri, 20 metri. E ora possiamo tranquillamente risalire 32. Piano piano. Con gli occhiali è veramente low battery warning. Eccoci qua. Leviamo questo. Abbassiamoci. Fermiamo anche la registrazione dello schermo innanzitutto. Di questo pure. Allora, abbiamo fatto delle riprese stavolta sulla pianura e soprattutto sul paesino la Canalusa. E abbiamo poi rifatto altre riprese sui mandorli e abbiamo volato sopra la cava, che era la prima volta che la riprendevo in questa maniera. E il video è venuto bene, e se vi piace lasciate un like e soprattutto iscrivetevi al mio canale, così da rimanere sempre al corrente di tutti i video che escono tutti i lunedì alla stessa ora e allo stesso canale. Vi ringrazio per aver visto questo video, un saluto da Drone Generation, alla prossima, ciao!